ci siamo riuniti al comune, dove la commissione, che sarà chiamata dal sindaco, dal prefetto, dal questore, non lo so, perché qua tutti dicono che non sanno niente di a chi è stato chiamato, e la commissione, venendo a fare un sopralluogo, ha stabilito 13 punti. Questi 13 punti, che erano da noi 4 punti importanti, che in un mese, ragazzi, forse in un mese abbiamo fatto questi 4 punti, che dopo vi spiegherà il vicepresidente, il più esperto di me. Abbiamo mosso talmente tante situazioni che questi 4 punti sono stati fatti, pagati da noi come società Bastese con assegni, e dopo avendo questi 4 punti sono andati di persona io e Luigi al comune se c'era una possibilità di riapertura parziale, per vedere, perché nonostante qua con l'anno scorso con il Covid e la crisi abbiamo mantenuto, è difficile mantenere un camion 3D, ragazzi, forse non so se vi rendete conto i costi che ci sono, ma più che i costi l'organizzazione per Covid. Io fino a giugno mantengo i miei impegni come ho sempre fatto, oggi ho pagato il sesto mese e manterrò l'impegno fino a giugno, ma chi vorrà la Bastese Calcio si faccia avanti, perché io da giugno lascio a malincuore, perché devo dire che unendo queste situazioni negative non ci stimoli per andare avanti. Non c'è stato un interessamento dell'amministrazione, un interessamento generale. Cioè c'è stato sempre un distaccamento tra il questore e l'amministrazione e la società. E se questi tre passaggi non si uniscono, io non vedo questa possibilità di andare avanti, fare sacrifici e non vedo stimoli per me. Se qualcuno vuole prendere la Bastese, sappia che già prima aveva un piccolo valore X, adesso con questa agibilità che Luigi vi spiegherà, che abbiamo investito altri soldini, parliamo di 45-50 mila euro, carta canta, perciò se qualcuno vuole deve prima venire da noi, oppure deve aspettare che si prenda l'agibilità dal comune, aspettare questi 9-8 mesi che si faranno i lavori e andare avanti così, anche perché quando abbiamo fatto la riunione questi 4 punti dobbiamo pagarli noi, gli altri 9 punti erano copertura del comune, come abbiamo una PEC qua, che questi soldi sono garantiti dal comune con un finanziamento della regione, che dicono che sono arrivati a giugno, benissimo, e noi chiudiamo il campo fino a giugno, da giugno determinano questi soldi, se ne parla a settembre i lavori si riaprono a novembre. No, ragazzi, io personalmente non c'ho proprio stimolo di aspettare ancora novembre senza amichevole, senza dare una visibilità, ma ripeto, già faccio troppi sacrifici.